in realtà dei movimenti che l'Inter sta mettendo in piedi per arrivare a Barella. Oggi sono arrivate le dichiarazioni del presidente del Cagliari, Giulini, è già una realtà e dobbiamo ringraziare Maran per questo motivo. Barella è esploso grazie a lui, ha parlato anche di Cragno, sono certezze per noi ragazzi del genere, hanno margini di miglioramento, ma sono già realtà del calcio italiano. Entrambi faranno discutere parecchio in ambito mercato. In ambito mercato, Barella, Alfredo, degli aggiornamenti, grazie. Barella, Inter, No, ci rivediamo Barella, su a giugno. Barella, allora, l'Inter no, l'Inter ha accumulato un vantaggio che di solito, sottolineo di solito, lo porti a casa. Per tanti motivi, abbiamo spiegato i rapporti con il Cagliari, le sinergie con il Cagliari, lo stesso agente di Nainggolan, che è Beltrami, quindi dipenderà dall'Inter. Marotta lo seguiva un anno e mezzo fa per la Juve. La Juve ha altre necessità a centrocampo, è un vantaggio che l'Inter può portare fino in fondo. Sarebbe un ottimo innesto alla Russa. Io penso che dipenda dall'Inter. Se l'Inter deciderà di prenderlo, credo che il ragazzo sia già dell'Inter. Questa è la mia impressione, anche per qualche quasi informazione, non voglio fare il saputello. Se invece È l'Inter giusto quello deciderà che di lei dice. avere altre strade da percorrere, allora Molla Barella. molla Barella. Però se decide di Però prenderlo, lo Roberto prende. Mi Scarpini. sembra strano che il presidente del Cagliari sottolinei solo il lavoro di Maran, perché mi sembra che nella crescita del ragazzo ci sia tanto anche degli allenatori dell'anno scorso, perché anche l'anno scorso Barella, anzi, proprio l'anno scorso è stato l'anno in cui ha Esploso. avuto il primo credito, la prima fiducia, che Maran ha raccolto e ha saputo ottimizzare il lavoro in una stagione di cambio di tecnico, se non ricordo male, del Cagliari dell'anno scorso, di Rastelli, di Pensando alla prima, di Rastelli. Lopez, poi che hanno sempre dato fiducia a questo ragazzo. Che poi ci siano delle qualità del singolo giocatore è indiscutibile, che ci sia però del lavoro, della fiducia e del supporto che gli danno gli allenatori che l'hanno fatto giocare, compreso Maran, mi sembra giusto sottolineare. Però mi sembra strano perché Giulini è sempre molto attento e più volte l'ho sentito sottolineare anche nonostante i cambi di tecnici, la bontà del lavoro degli allenatori che aveva scelto. Quindi mi stupisce che sottolinei solo Maran. Forse ha voluto elogiare l'attuale L'attuale allenatore, magari per allenatore, sì. motivi che non sappiamo. Anche per tenerlo bello carico. Ha pareggiato 0-0 il Cagliari con il Torino. Tra poco vi faremo vedere le immagini, non dei gol perché non ce ne sono. Vi faremo vedere invece le immagini della vittoria del Pordenone 1-0 in casa sulla Ternana. Invece c'è il colpo del Cosenza Lazio uscita Allora, con il vediamo il gol di Pordenone 1-0. Merola al 94esimo, poi Certo, il rivediamo. gol di Merola al Al 94esimo. 94esimo, straordinario in Milan-Inter No, Ignazio, non 3-4, dire chi è Merola, abbiamo vinto esclusiva il derby primavera. primavera Ah, con un della gol di primavera, Merola dici. al Primavera 94esimo. in diretta in No, esclusiva stavo parlando su del Sport Cagliari che ci Italia. sarà. Merola, che secondo Raiolo e il suo procuratore è un mix tra Di Natale e Montella. E canta pure come il cantante No, quello no. napoletano, Speriamo no? che per voi Però è che farà napoletano. cantare Però i è tifosi napoletano. nerazzurri. I primi 20 minuti sembrava zero occasione da gol. Hai fatto il primo, hai fatto il secondo, la partita è finita. È molto spesso così. Mi viene in mente la classifica dell'anno scorso di questi tempi. Siccome ce la volevano dare aperto ed equilibrato, l'anno scorso il Napoli era in testa, l'Inter inseguiva, la Juve era ancora dietro. Quest'anno rischiamo di arrivare a Natale con 11-12 punti. La qualcosa per fortuna ci permetterà di parlare ancora di più di mercato, l'avremmo fatta a prescindere, ma è un campionato che mai come quest'anno nasce in un modo e probabilmente morirà allo stesso modo. Capuano. Ma sì, guarda, il campionato è finito, ma non ha nemmeno mai iniziato per quanto riguarda la Benissimo. lotta a scudetto. Bisogna essere onesti, coerenti, tanti hanno cercato di tenerlo in qualche modo vivo. Non è che stanno facendo malaccio le altre, è vero che il Napoli ha, credo, 4 punti meno dell'anno scorso, però sta facendo un campionato più che buono. Il problema è che la Juve va a una velocità di crociera che è E le ha difficilmente vinte tutte, tenibile ragazzi, tranne un per pareggio. chiunque. E io non vedo grandi segnali. Oggi ho scritto un pezzo dicendo: guarda, questo è un campionato in cui vincere non conta più, perché tanto sai già che c'è la Juve, ormai sono tutti strutturati per arrivare almeno quarti, che è diventato il nuovo scudetto. E in tanti si sono arrabbiati, però voi mi dovete dire le riserve della Juventus quante giocherebbero titolari nell'Inter e nel Napoli? Tante. Io non dico tutte, però tante, tanti di quelli che non sono titolari nella Juve giocherebbero titolari nelle altre 19 squadre della Serie A, e noi purtroppo in questo momento questa è la situazione. Noi dobbiamo dire grazie a Sarri che l'anno scorso ha tenuto vivo il campionato ed è stata un'eccezione, è stata un'anomalia, perché in questo momento le forze in campo in Serie A sono queste. Tra poco parleremo del Da noi passo falso però del Napoli. giocherebbero titolari Chi sono? CR7, forse Dybala e Cancelo. E basta? Sì, e basta. Non credo.
e basta. Io penso giocherà, andare in giocherebbe probabilmente chi? Pjanic. Penso che forse giocherebbe Pjanic, forse uno dei, al posto facciamo di il gioco contrario. Io no, credo che probabilmente Brozovic. Nella Juventus dell'Inter giocherebbe forse il portiere Handanovic al posto di Szczęsny. Sì, al contrario hai ragione. Centrale te ne prendo uno. Te ne prendo al uno. Contrario hai ragione, però basterebbero quei tre. Se invertiamo quei tre che dico io, vince l'Inter e perde la Juve. No, secondo me la differenza, la differenza lascia non è solo, Cancelo la differenza e poi ne è nei primi 11. Cioè, se prendi tre titolari della Juve e li metti nell'Inter e li cambi, vince ancora la Juventus, perché la Juventus ha due squadre. L'Inter quest'anno sta cominciando a vedere che cosa vuol dire avere le alternative giuste, poter far giocare una rotazione su 16-17 uomini. Però quelli che stanno fuori dalla Juventus sono giocatori di un livello superiore. Il mio era un complimento perché è una Juve che era già la più forte. Secondo me l'Inter si è molto rafforzata, ma la Juve a sua volta ha preso CR7 e Cancelo. Cioè ha preso, secondo me, il miglior Bonucci terzino d'Europa, Chan, il miglior attaccante del mondo. Non ha preso solo questi due, ha ripreso Bonucci. Bonucci. Ha ripreso ma vabbè, quello è la... Non scarso. Lo so se poteva prendere anche un altro. Non è, Bonucci non credo che l'abbia rafforzata in maniera così, in maniera esponenziale. Credo invece, cioè io il Bonucci sempre all'Inter non lo vorrei, molto semplicemente. Mentre invece quelli che ti ho detto, mi tengo Skriniar al posto di Bonucci 10 volte, mi tengo De Vrij al posto di Bonucci. Mentre invece Cancelo, Dybala e CR7, credo lì hai perfettamente ragione. Beh, Cancelo ce l'avevi. Appunto, sto dicendo questo. Bimbo, anche se Cancelo era più semplice di Bonucci. Bonucci era un bambino. Ci dobbiamo fermare, torniamo tra poco.